Compiono 20 anni le celebrazioni della lingua italiana, volute da Francesco Sabatini nel 2001, quando era capo dell'Accademia della Crusca, e organizzate in questo ventennio da associazioni italiane all'estero, da cattedre di italianistica e romanistica degli Atenei, da comitati della Società Dante Alighieri, dai consolati italiani e dai vari istituti italiani di cultura all'estero. E per parlare della nostra lingua madre abbiamo come nostro gradito ospite il professor Michele Cortelazzo, che è un linguista, un docente del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari di Padova e anche direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori. Ben ritrovato sul Bo Live, professore. Bentrovati, grazie. Professore, in che modo la lingua italiana contribuisce a promuovere la ricchezza culturale del nostro paese? Beh, innanzitutto è una ricchezza essa stessa. Cioè, se noi pensiamo che in giro per il mondo ci sono più di 2 milioni, quasi 2 milioni 200 mila persone che studiano l'italiano, si capisce anche da questo quanto sia, non dico proprio un business, così poi magari possiamo anche parlare dei forestierismi, ma quanto ci sia anche, diciamo, un mercato dietro questa diffusione della lingua che nasce da diversi motivi. Un peso fortissimo ce l'ha all'interno, diciamo, dell'offerta culturale italiana, la lirica. Chi si appassiona, ma chi vuole fare il cantante lirico deve sapere l'italiano. Poi naturalmente il nostro modo di vivere, la nostra realtà culturale, soprattutto artistica, e molte altre ragioni. Per cui, diciamo, per quanto l'italiano non sia certamente una delle lingue maggiori per girare il mondo, è una lingua che ha un certo appeal per chi è interessato a questi aspetti culturali. Ogni anno la settimana della lingua italiana è dedicata a un tema diverso che riguarda l'uso che si può fare della lingua, appunto. Quest'anno si è scelto di concentrarsi sulla parola e sull'immagine, quindi su graffiti, illustrazioni, fumetti, più in generale la letteratura per ragazzi. Il legame che si instaura tra le parole e i disegni, appunto, può rappresentare un arricchimento per la lingua oppure, secondo il suo punto di vista, può essere invece un impoverimento? Io in linea di massima direi né l'uno né l'altro, è una rappresentazione, diciamo, realistica di quello che avviene nello scambio primario, che è quello orale. Cioè noi quando parliamo, a meno che non siamo al telefono, che però è un qualche cosa che è nato modernamente, che è qualcosa di artificiale rispetto alla comunicazione normale, noi siamo in presenza davanti a un interlocutore o più interlocutori. Abbiamo un paesaggio, un contesto alle spalle e quindi è inevitabile che la lingua conviva con stimoli. Ecco, quello di riprodurre questa situazione, che è la situazione standard, diciamo, del nostro uso linguistico, anche nei testi scritti, non può essere vista come un impoverimento. Forse non è neppure un arricchimento, ma è appunto un giocare su tutti quelli che sono i sistemi che l'essere umano ha per comunicare. Del resto, l'abbinamento testo-immagine, che noi adesso magari colleghiamo soprattutto ai fumetti, alla televisione, adesso al web e ai social e tutte queste cose, c'è fin dall'inizio. Nei quattro primi testi volgari o semivolgari dell'italiano, cioè l'Indovinello Veronese, il graffito della Catacomba di Comodilla, l'affresco con delle scritte della Basilica di San Clemente, i Placidi Campani, che sono tra fine VIII e XI secolo, ecco, di questi quattro, due hanno supporto visivo. Quindi, diciamo, l'idea che noi abbiamo che il fumetto, per esempio, sia un qualche cosa che caratterizza solo la nostra lingua contemporanea è infondato. Gli studi degli ultimi 20-30 anni hanno molto sviluppato la ricerca di scritture che ci sono conservate all'interno di reperti visivi. Quindi appunto all'interno di, nelle lapidi, per esempio, che
sono nelle chiese, all'interno di dipinti e via dicendo, da quelle più colte a quelle popolari che ci sono per esempio negli ex voto. Quindi questo connubio tra parola e immagine è, direi, una costante della nostra e anche delle altre lingue, e naturalmente si presta bene dal punto di vista anche della promozione dell'immagine della lingua italiana a essere rappresentata in mostre, performance o cose di questo genere. E direi che è stata anche una buona scelta quest'anno, nel quale di solito appunto queste settimane della lingua vedono un po' di presenza di linguisti, di scrittori, di giornalisti nelle varie sedi degli istituti italiani di cultura del mondo. Quest'anno ovviamente questo è difficilmente possibile, c'è il palliativo della presenza online, ma allora quello di aver giocato con l'immagine è stato una scelta che si è rivelata fortunata nelle condizioni particolari di quest'anno. Professore, la ringrazio anche di questo excursus nella storia dei fumetti, perché è davvero molto interessante. Ma torniamo ad oggi. Che tipo di italiano viene usato oggi nei fumetti piuttosto che nei graffiti? Quali sono le sue peculiarità? Al di là di una certa brevità delle frasi, che sono rese necessarie dai supporti, devo dire che se uno volesse fare la storia della lingua contemporanea potrebbe benissimo farla attraverso i fumetti, attraverso per esempio Topolino, per cui noi vediamo che Topolino ha avuto una prima fase di una lingua molto ingessata, che noi oggi, diciamo, difficilmente immagineremmo in un testo di fumetti, ma per esempio il Corriere dei Piccoli nella fase della sua nascita aveva tutte le didascalie, non aveva il balloon, aveva le didascalie, comunque in rima, per esempio. Quindi una lingua che era abbastanza corrispondente a quella che era l'italiano di inizio del Novecento, almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale, quindi una lingua elevata che si contrapponeva alla ancora larghissima diffusione dei dialetti come lingua più spontanea della comunicazione quotidiana. Poi via via questo modello linguistico si è, appannato, andando verso una lingua più simile a quella parlata, ma pur sempre attenta. E adesso, diciamo, c'è anche un aspetto di attenzione ai tratti tecnologici, che sono un po' il tratto peculiare di novità, di innovazione dell'italiano di oggi. Quindi diciamo che i fumetti, fatta la tara, fatto che ovviamente non contengono discorsi complessi, soprattutto dal punto di vista sintattico, perché è il mezzo stesso che non lo permette, dal punto di vista linguistico sono molto più elaborati e legati allo sviluppo nel tempo, diciamo, della lingua, e coerenti con questo sviluppo di quanto magari a prima vista ci può fare. Professore, le faccio l'ultima domanda, che è volutamente provocatoria. Nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella pagina in cui il governo ha dato notizia delle celebrazioni dedicate alla lingua italiana, se scorriamo tra i paragrafi troviamo la parola target, usata per indicare i destinatari di questa comunicazione. Si tratta però di una parola che non è italiana. Non le sembra una stonatura? Ritiene che un'altra parola, per esempio destinatari o finalità, sarebbe potuta essere più coerente? Ma vede, io in qualche maniera immaginavo che lei mi avrebbe fatto questa domanda. Allora io ho fatto un giochino nelle risposte precedenti e ho inserito diversi forestierismi. E se forse, se non ci fosse stata questa domanda, molti di quanti poi ascoltano questa nostra chiacchierata neanche se ne sarebbero accorti. Perché? Perché da una parte noi possiamo dire che è fisiologico in una lingua recepire materiale lessicale da altre lingue. Adesso noi ce la prendiamo con l'inglese, tra fine 700 e 800 il bersaglio polemico era il francese, ma prima abbiamo avuto i flussi spagnoli, arabi, greci e via dicendo. C'è però effettivamente un problema di
stridore in questo caso, per due motivi. Primo, perché lei Target l'ha trovato in un sito ufficiale della Repubblica Italiana. È vero che credo che lei l'abbia trovato nella pagina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mi pare, nella quale veniva presentata la campagna di comunicazione. Allora siamo abbastanza orientati verso la campagna di comunicazione, ma era pur sempre la pagina della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E poi, appunto, nella promozione della Settimana della Lingua Italiana, può apparire strano, ma lo possiamo vedere anche al contrario. La lingua italiana è fatta anche di apporti stranieri. Poi noi possiamo discutere il ruolo che i forestierismi stanno avendo soprattutto nella comunicazione politica ufficiale. In questi giorni su Repubblica c'è una polemica sull'uso di lockdown e non piuttosto al contrario, che so io, clausura, confinamento, eccetera. Però il Presidente del Consiglio parla tranquillamente di lockdown. È coerente con la sua figura, se ne può discutere. E c'è anche il fatto che forse in molti casi un minimo di attenzione a quello che è il patrimonio lessicale della nostra lingua ci permetterebbe di utilizzare un po' meno forestierismi. La quantità, diciamo, in questo momento, soprattutto in alcuni settori, prima parlavo appunto di comunicazione, può essere considerata più forte di quello che forse si potrebbe fare. Però, voglio dire, Target lo capiamo in tanti, direi di sì, è in uso da numerosissimi anni, direi di sì, e quindi vabbè, c'è questa piccola incoerenza, ma non è secondo me una cosa così grave. Sì, certo, mi faceva un po' sorridere perché poi nel resto della comunicazione avevano tradotto graphic novel come novella grafica, e quindi insomma. Ecco, no, il problema è quello della coerenza, esattamente. Può essere interessante perché vuol dire che ormai Target viene considerato come una parola perfettamente insediata nell'italiano, mentre novel graphic o qualche altra parola che lei può trovare, no. Questo, diciamo, questa sua osservazione ci dice anche quali sono i forestierismi che possiamo ormai considerare, non dico proprio come sport, che ormai, o bar, che sono parole pienamente italiane, ma che sono fortemente indirizzate in questa direzione, e altre che invece vengono ancora sentite come prestiti che possono anche essere sostituiti o che comunque non si teme che non possano essere capiti dal target di riferimento.